bisogna parlare di pace. E allora i nostri giovani, che noi abbiamo in tutte le scuole ascoltato, si è parlato solo di pace. La guerra deve essere finita, ma soprattutto portare la memoria sempre avanti. Sensibilizzare le giovani generazioni ai temi della pace, della memoria e della solidarietà. Sarà la Borsa Merci di Arezzo ad ospitare sabato 27 maggio il convegno regionale, l'evento conclusivo del progetto Testimoni di Pace, promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Quindi questa è una sintesi. La sintesi viene fatta anche a livello regionale. Noi abbiamo avuto la fortuna che la sede però di fare questo testimonio, questo convegno, è stata scelta la sede di Arezzo, che a noi ci ha fatto veramente inorgoglire. La giornata segnerà la conclusione del ciclo di laboratori promossi negli ultimi mesi dall'associazione nelle scuole e farà affidamento sulle parole di docenti universitari e testimoni dei conflitti di ieri e di oggi. Noi abbiamo fatto 19 laboratori con cui abbiamo partecipato a 26 classi con 6 scuole e abbiamo avuto a contatto con 600 ragazzi. È stato spiegato quello che è successo a noi in modo da dire che a loro non debba succedere quello che ci è successo e sono stati molto attenti. Tra i momenti più attesi la testimonianza del 25enne Nicola Marzolino, consigliere nazionale, presidente dell'Associazione Torino, che nel 2013 perse la vista e una mano a causa dell'esplosione di un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nel giardino dietro alla sua abitazione. Le bombe inesplose sono, pensate un poco, 60.000 bombe inesplose all'anno, quindi è una cosa molto importante. Certamente non è che siano tutte esplose, alcune sono esplose nel far del male alle persone che le toccano, ma ci sono anche delle bombe, insomma, che rimangono ferme, che vengono bonificate.